Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi continueremo la nostra avventura su Europa Universalis guardando uno spezzone della nostra live su Twitch. Con l'occasione approfitto per indicarvi il mio canale in descrizione e se avete voglia di venirci a seguire in diretta e quindi di prendere mano direttamente alle decisioni e a dove andrà la nostra partita, potete seguirci in live e con l'occasione vi ricordo di mettere mi piace al video, di commentare con i vostri consigli e di condividerlo con i vostri amici. Quindi, detto questo, vi lascio all'episodio e a presto. E direi che a sto punto selezioniamo questi e li mandiamo qua. Prendiamo e li diamo insieme il comandante con assedio. Poi prendiamo questi e li mandiamo qua e gli altri due li lasciamo un attimo qua a riprendersi un pochettino. Intanto Marocco spingi in avanti perché questo è il momento giusto per spingere. Qua direi che loro hanno solo delle navi piccoline o mandiamo un attimino a cacciare le flotte nemiche nell'Atlantico settentrionale sperando di prenderne qualcuna. Tu magari. Ecco, te che c'hai il leader. Dove sei? E torna indietro e vieni su a pescare questi qua piccolini. E intanto voi portate avanti e tu vieniti qua per rinforzare. Tu dove stai andando? Stai andando a Tureman, che non so dov'è. Lì, ok. E tu ora scendi a Perry, che è qua. Quindi se riesco ad anticiparti. Benissimo, lo peschiamo e vediamo poi di girare. No, cavolo, riesce a scappare. Riesce a scappare, allora prendiamo questo che va ad Anjou. Molto bene, abbiamo tirato giù tre navi pesanti castigliane, sei navi commerciali e sei navi da trasporto e gliene abbiamo rubate quattro. Però a sto punto voi, che probabilmente siete abbastanza, infatti, molto ferite, tornatevene qua, però avete fatto un ottimo lavoro. Tu vai qui, ok, questo l'abbiamo preso, lo teniamo un attimo qua, intanto qua l'assedio va avanti. Molto bene. Tangeri sempre nostra e ce ne andiamo ora a liberare Cotentin, o come minchia si chiama. Ok. Qua loro fanno un botto di punti con tutte le cose che hanno conquistato qua e che dovremo provare ad andare a liberare in qualche modo. Vediamo, intanto ripristiniamo le nostre barche. E poi magari continuiamo l'invasione di qua, della Castiglia. Sperando che questo assedio vada veloce perché è quello che ci blocca. Una volta aperto qua riusciamo anche a prendere più territori insieme. Allora, qua cosa abbiamo? Uno di riserve militari, ce lo prendiamo. Ora, te torna subito indietro, tanto qui non ce n'è di nemici. La Francia come sta andando? La Francia ormai l'ha distrutta la Borgogna. Qui, ahia, che scontro. Questo è tosto, no? Forse lo vince il Marocco, però ha bisogno del doppio di uomini per vincere contro l'Aragona. Sì, lo vince il Marocco, questo è molto positivo. A uomini come siamo messi? Siamo nettamente sopra noi. E penso anche a manpower. Noi ne abbiamo perso parecchio, però ne abbiamo ancora abbastanza. Soprattutto le abbiamo fatto fuori un botto di navi. Infatti a navi sono scesi tantissimo loro. E questo è molto buono. Qua la Scozia perde. Vediamo se riesco a mandargli le mie. Che riuscissimo a mandare queste 20. Riusciamo a salvare le nostre navi. Ok,
Eccole qua, perfetto. Così magari tiriamo giù anche le navi pesanti di Castiglia. Ok, allora. Vabbè, la Scozia ha perso due navi da trasporto, ma non è un problema. Loro hanno perso due navi commerciali. Ok. Queste navi, allora, ora le rimandiamo un attimo a ripararsi. Mentre ti distrai, subito ti attaccano. Andiamo subito lì. Quando arriviamo il 19 gennaio è tardissimo. È tardissimo il 19. No, facciamo prima restare qui e a tirar via questi qua. Peccato perché questo assedio stava andando avanti, ma mi sono distratto. E ci andiamo subito noi allora a sto punto. Ci riprendiamo quello con l'assedio. E appena è qua, riattacchiamo. Allora, aspettiamo che si levino dalle scatole. Questo non è quello con l'assedio. Quale cavolo è quello con l'assedio? Questo. Questo è quello con l'assedio. Lo mandiamo avanti insieme ai mercenari. Qui abbiamo già saccheggiato tutto, quindi stare lì non ci serve a niente. Ce ne stiamo qua dietro in attesa. Intanto continuiamo a portare avanti la nostra esplorazione. Ok. E finalmente possiamo aprire un dibattito. Cosa possiamo fare? Vediamo. Stabilità e legittimità annuale. Oppure costo conversione culturale non ci serve. Questo neanche. Direi che ci prendiamo di nuovo la stabilità. Abbiamo pochissima possibilità di vincere per ora, ma quella poi ce la alziamo. Il 1507 ce lo dobbiamo ricordare. Va bene. Intanto qui, come va sotto sotto, un po' male. Dovresti liberarti queste zone qua, Marocco, eh? Visto che hai comunque una superiorità di uomini, queste zone qua dovresti liberarle. Intanto vediamo qui come va avanti. Qua non c'è nessuno che ci viene a rompere le scatole, se non questi portoghesi qua che potremmo andare a pescare. Portiamoli su e proviamo a prenderli intanto. Mentre teniamo sotto controllo lì. Questi dove vanno? Fanno tutto il giro. Andiamo a prendere questi. No, ovviamente. Ah, non riescono a scappare, molto bene. Questi si rimuovono qua, vogliono provare a fare il giro. Ok, vabbè, Mameluchi ci hanno insultato, chi se ne frega. Ok, e via, via 9 navi da trasporto. Qua cosa ci prendiamo? Vediamo. Trasferimento di pendenze. Non sarebbe neanche male il trasferimento di pendenze se ce lo prendiamo. Proviamo. Contro Castiglia, che ne ha tante interessanti. Non sarebbe neanche male. Intanto vediamo qua loro si stanno sempre preparando. Ehi, qua ci sono altre navi. Andiamo a prenderle un po' queste qua anche che. Non mi fa piacere averle lì che girano in mezzo alle scatole e sono tutti punti poi. Eccoli qua che ci riattaccano. Vediamo se riusciamo. No, ci attaccano ugualmente. Vediamo se i nostri 54.000 uomini possono essere sufficienti. Allora, la Borgogna ha perso un bel pezzo e infatti non è più per noi un rivale. E qui. Questa speriamo di vincerla, questa è una battaglia veramente importante. Allora, un esploratore con 10 di tradizione o 50 punti amministrativi, ci prendiamo i punti amministrativi perché attualmente l'esploratore non ci serve. Allora, noi abbiamo addirittura un meno 2. No, ci battono loro. Ci battono loro nonostante noi abbiamo più di 10.000 uomini in più. E allora niente.
Sì. Ce ne ritorniamo qui. Ci hanno fatto anche parecchio male qua. Però qui, datti una mossa, Marocco. Vediamo, ora proviamo a restituirli, pan per focaccia, riprendiamo il morale, ci giriamo e li attacchiamo noi col forte a favore e non col forte contro. Qui speriamo di recuperare abbastanza morale, ma penso di sì, perché questi 9.000 ce li becchiamo in pieno. Perdiamo potere amministrativo perché il prestigio lo voglio tenere, che mi serve per il morale. Abbiamo perso un comandante, dove? Qua. Ma tu fai pure che mi servite tutti insieme. Ok, allora Borgogna ha fatto un'età dell'oro e vabbè, non mi sembra che sei proprio nella condizione di iniziare un'età dell'oro, ma va bene. Voi navi tornate indietro, visto che non siete riusciti a prendere gli altri. E voi tutti giù. E ci prepariamo al contrattacco. Marocco però qua un leader ce lo potevi anche mettere, visto che stai facendo un assedio. Qua prende una batosta enorme. Allora, muoviamoci giù velocemente. E poi loro 38.000 Armagnac, dove cazzo è Armagnac? Qua. Vediamo se riesco a prenderglielo, sì. Ok. Così, se no questi 9.000 vanno a rinforzare. E scappa. Scappa il coniglio. Ok. Qua ci prendiamo meno logoramento. No, mi vado a prendere un attack che mi serve molto di più adesso. Un attack. Ok. Quindi questi fuori, giriamo qua dietro e prendiamoli quelli che riusciamo a prendere, così glieli facciamo fuori. Tu, scusa, non hai più missioni da fare, esplorazioni no, e allora unisciti insieme agli altri 20. Sono, eccole qua le altre 20. Ok. Qui quando arrivano questi il 29 settembre. Vediamo, tiriamo su anche questi qua che sono solo 2.000 uomini, ma tutto fa brodo. E vediamo se magari col meno uno riusciamo a batterli. Aiaiaia, no? Vabbè, se giriamo zero, grazie, ma abbiamo vinto molto bene. Noi abbiamo perso quasi 8.000 uomini e loro 13.000. Molto bene, qua non c'è nessuna battaglia, quindi andiamo a prendere. Eccoli qua, i nostri cari mercenari. Gli diamo il solito leader con assedio. E questi qua sono quelli della guarnigione, non ce ne frega niente. Vediamo un po', io potrei, non ancora, non potrei ancora fare una pace separata. Qua avresti bisogno di una mano, ma se sbarco giù, poi mi attaccano qua. Io comunque un bel po' di uomini li ho persi, però se riusciamo a prendere Gibilterra mi sta anche bene. Il Marocco ha ancora un entusiasmo di guerra molto alto e la Castiglia molto più basso. Ok. È che dovrei portarmi a casa questo. Proviamo a portare a dare una botta a questo assedio. E portiamo indietro questi uomini qui. Prendiamone uno in più che ci serve sempre, dai. Qui. Allora, beh, loro se ne vanno e non ci fa piacere perché sono tutti punti in meno. Questi
Questi riusciamo forse a pinzarglieli. Dove vanno questi? Questi vanno tutti e due qua. Ok. Dove stai cercando di andare? Nel main. Ok, questi li prendiamo i primi 1000. E questi poi dove vanno? Ah, armor che è qua. Ok. E giriamo per prendere anche gli altri 1000. Qui intanto Aragona sta spingendo un sacco. Ok, prendi anche questi, torna indietro. Perché non puoi più passarci ora? Ah, non abbiamo più il trasporto, vabbè. Sbarchiamoli direttamente. Ok, il Marocco è risceso a medio di entusiasmo di guerra, questo non è per niente buono. Non ci mollare Marocco, andiamo avanti con la nostra guerra, perché qua dobbiamo vincerla. Ah, ecco, loro intanto hanno preso anche questo posto, ok. Se magari si sbloccasse qua potrei portare giù le truppe, perché dall'altra parte poi riusciamo a scendere probabilmente. Però siamo qua al 28 e ancora rimaniamo un attimo fermi. Intanto prendiamoci queste qui e le mettiamo insieme. Queste come sono messe? Sono tutte riparate? No. Aspettiamo ancora un mese. E poi li mandiamo a cercare, eccole qua, caccia alle flotte nemiche. Allora, vediamo. Qua intanto loro stanno riportando sugli uomini. Sono questi 20.000 aragonesi che mi rompono un po' le scatole, che stanno tenendo bloccati giù il Marocco. Allora, qui cosa ci possiamo prendere? Recupero riserve che ci serve assolutamente sì, e questi 9.000 appena li bloccano passo anche questi 16. Se sono solo questi 9 li massacriamo. Ok, e intanto questo assedio preso che è fondamentale. Non è che ci possiamo spostare granché, perché c'è quest'altro che blocca tutto. E vabbè, allora andremo a fare anche quello. Questi li giriamo dietro perché arrivano in 19. E qua dobbiamo difenderci. Facciamo così, torna anche te velocemente. Ok, anche questa presa. Ok, ci fermiamo così appena bloccano loro. Li attacchiamo, bene. Questi sono tutti i punti che portiamo a casa. E queste 33 qua vale a prendere un po'. Che anche questi sono tutti i punti che ci riportiamo. Allora, una. Questi che sono 13 e questi qua li mandiamo qua, vai. Ok, allora questa l'abbiamo vinta, non le abbiamo distrutto nessuna nave. Vabbè, va bene ugualmente. Intanto qua continuiamo a far punteggio. Ok, vediamo se ora possiamo chiedere, no, né ancora, neanche adesso possiamo chiedergli una pace separata. Io ho paura che qua uno se ne vada via. Allora, prendiamo intanto i nostri mercenari, che dove sono finiti qui. E
e li mandiamo qua. E questi per ora li teniamo qui, così sono pronti a rinforzare. Qua possiamo fare la tech, ma non la vogliamo fare per ora perché c'è il colonialismo, che mi costa un botto in più. Qui vediamo, qua per ora va tutto bene, ok? Vorrei provare a portare avanti questa guerra. Bene, 5 disciplina va molto bene. E qui abbiamo ancora l'innovatività per un anno, vediamo, perché in effetti... Ah, cavolo, non li avevo visti, ok, gira. Loro attaccano il 20 agosto e noi arriviamo il 21. Quanti sono? Beh, dovremmo farcela. Siamo anche in difensiva e siamo 3 volte tanto. Però ora iniziamo a finire il manpower, quindi Marocco va bene tutto, ma se ci molli e ci fai fare una pace bianca, mi incazzo come una iena. Allora, qua intanto non abbiamo forti, quindi non ce la darà mai la zona lì. Però qui bisogna andare velocemente, quindi qua che abbiamo, no, dove ce l'abbiamo un altro cannoncino, ce l'abbiamo qua, portiamolo qui e vediamo se posso bombardarlo, sì. Una volta arrivati, sì. Ok, ecco qua, bombardiamo e portiamo avanti questo assedio che ci serve come il pane. Qua devi attaccarlo, non lì. Hai 24.000 uomini, girali a fezze e attaccalo. Se ti prende Fez, che è la tua capitale, immagino. No, non è la tua capitale. Quale cavolo è la capitale del Marocco? Marrakesh. No. Poi ci guarderò. Allora, loro stanno scendendo. Che non è neanche una brutta cosa che scendano, però qua non li prendono, non lo prendono più. Marocco a 12 e Castiglia a 5. Mentre qui... Vabbè, sì, certo. Qua volendo una pace la possiamo fare, ma non ce ne frega niente. Noi vogliamo Gibilterra. Quindi magari preso qua riusciamo a buttarci giù e a prendere il forte di Malaga, che è quello che ci serve per poter chiedere Gibilterra. Uff. Qua intanto questi 13.000 dove vanno? Andiamo a fargli un po' di paura. Ah, però tra un po', dai, per ora fatti un po' di logoramento mentre fai l'assedio. Ecco che l'hanno preso. Maledetti. Il Marocco ha paura che voglia mollare. Vediamo, allora, portiamoli giù e proviamo ad andare a salvare il Marocco. Proviamo a fare in fretta perché questo Marocco mi preoccupa molto.
Ma molto, meno 27, ai ai ai. L'unica cosa positiva è che loro hanno pochissimo punteggio di guerra, ovviamente, quindi questo non gli fa fare una buona pace, cosa che magari vorrebbero fare. Qualità, ci potremmo prendere logoramento navale. Oppure sì, prendiamocelo perché tanto lì siamo indietro. Intanto ci prendiamo l'efficienza commerciale. Sbarchiamo con i primi. E fai in fretta a portarmi anche tutti gli altri. E qua 71 potresti anche farmela vincere, però l'assedio, eh. Ok, sì, vabbè, i nativi non ce ne frega niente perché tanto sono 1000. E sono scarsissimi. Però qui dobbiamo fare veramente in fretta e attaccare noi. Dai, portali giù. E vince un posto assedio, finalmente. Voi due potete scendere fino a qui? No, figurati. Allora vi porto direttamente qua. E anche a voi, e siete i prossimi. Ok, veloce, veloce col trasporto. Qui magari potresti anche attaccarti, Marocco. Ok, andiamo a prendere questi, li portiamo giù anche loro. Tanto loro si ritirano, ok. Perdiamo potere diplomatico, il prestigio ci serve. Marocco, vieni per piacere a darmi una mano che li attacchiamo. Oh, finalmente alzi il culo. Ok. Ah, vabbè, abbiamo preso un territorio lì, vabbè, ce ne facciamo una ragione per ora. Dobbiamo farli fuori questi. Marocco, vieni. Ecco, e ovviamente questo assedio l'hanno vinto. Marocco ovviamente si tira indietro, maledetto. E ci tiriamo indietro anche noi. Ok, allora, portiamo giù anche questi. Sbarca qua, velocemente anche. 16 settembre. Male, perdiamo stabilità. Ok, portiamo giù anche questi. Mentre prendiamo queste tre e iniziamo a risalire. Eccola qua dove è la capitale loro. Andiamo, proviamo a riprenderla subito. E c'hanno un botto di uomini in più di noi. Dove cazzo li hanno trovati tutti? Marocco, vieni però a darmi una mano, perché sennò, se non mi aiuti neanche te, che stiamo facendo la guerra per te.
Niente, Marocco non ci pensa neanche ad aiutarci. Ah, figurati, figurati se vieni. Loro quando arrivano il 10 novembre sono già arrivati. Marocco, Marocco. No, 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 questa niente. Il Marocco, se non ci dà una mano, non ce la facciamo a portarcela a casa. Eccola qua, infatti. Ok, Marocco ha ceduto alcuni posti e ha pagato dei soldi. Vabbè, okay. Abbiamo provato, ma lui continuava a non darci una mano e quindi ovviamente da soli era impossibile. Allora, portiamo via questi che non ci servono e riportiamo a casa questi tre armate. Prendiamoci il rivale che non abbiamo, ci mettiamo i mamelucchi, tanto ci hanno messo anche loro, e quindi andiamo a imporre l'embargo. Ok, Castiglia ci ha proclamato rivali e va bene. Riportiamo gli uomini a casa e poi chiudiamo qua l'episodio. Intanto andiamo questi a proteggere il commercio. E qua, vabbè, gli uomini ce li rifacciamo, non è un problema. Qua l'annessione intanto va avanti. 1508 finisce, ok. E la colonia anche procede. Ok, facciamoci questa dottrina, così chiudiamo anche le idee. E qua ora dobbiamo riformarci un po' l'esercito. Ok, questi intanto li facciamo addestrare. Qua la tech la potrei anche fare un 15%. Oppure iniziamo a portarci un po' di colonialismo. Ribelli dove? Ah, Munster. E dov'è? Vabbè. Separatisti di Munster. Ma dove? Ad Esmond, ecco dove. Ad Esmond che è qui da qualche parte in Scozia, eccola qua. Benissimo, ci portiamo questi. Quanto c'è? Di malcontento 3 e questo porta giù di 1,75. Aspetta che arrivino un po' di uomini in più e ce la facciamo. Porta via questi. Velocizziamo.
E qua, pro futuro, la Francia, la Polonia non ci viene, ovviamente. L'Austria è assediata. E da chi? Chi ha attaccato l'Austria? Lei ha attaccato la Svizzera. Ok, allora. Bene, abbiamo portato i nostri uomini a casa. Semmai invertiamo questi così da iniziare già ad abbassare il malcontento. E direi che oggi possiamo chiudere così. Ok. Bene, grazie per aver visto la nostra stream e ci vediamo alla prossima.